Onorevole, importante incontro qui a Mesagne alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mario Turco per discutere di due asset davvero fondamentali, ovvero il CIS e il Recovery Plan. E cosa si attende questo territorio e come mai l'incontro qui a Mesagne, insomma, anche per spegnere un po' di polemiche che sono divampate a Brindisi? Ma non c'è nessuna polemica da tenere accesa, anzi, è l'occasione finalmente per lavorare tutti insieme. Io lo evidenzierò anche nel corso della conferenza stampa che si terrà tra poco. Questa è una sfida che riguarda tutti quanti, riguarda sicuramente il comune capoluogo, ma riguarda l'intero territorio che ruota attorno al comune capoluogo. Ecco perché bisogna essere preparati tutti insieme ad affrontare queste sfide. Oggi è una visita istituzionale. Mesagne è la mia città, ho chiesto ospitalità per questa conferenza qui a Mesagne, per cui ecco, lasciamo da parte il campanilismo che è tipico a volte del nostro territorio e puntiamo al futuro. Oggi può essere la base di un discorso da portare avanti nei prossimi mesi, nei prossimi anni, coinvolgendo non soltanto i rappresentanti istituzionali, ma anche e soprattutto i rappresentanti del mondo economico, del mondo sindacale, la scuola, gli studi di formazione, perché no? Queste due sfide grandiose che ci pongono degli obiettivi davanti, il Recovery Fund e il contratto istituzionale di sviluppo. Voi sapete che proprio nei giorni scorsi il Parlamento ha indicato al governo sei mission, sei punti in base ai quali occorrerà intervenire nel prossimo triennio. Ecco, cominciamo a ragionarci. Oggi cominciamo a parlare, entriamo nell'ottica di queste sfide. Lo possiamo fare tranquillamente partendo da un paese di provincia come Mesagne, per poi sviluppare il discorso, probabilmente, anzi sicuramente, nella città capoluogo, magari in prefettura, incontrandosi tutti insieme davanti a un tavolo ad hoc. C'è la possibilità a breve di chiudere per i fondi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo. Proprio Mario Turco è stato un po' il plenipotenziario di Conte, avendo veicolato sulla città ionica miliardi di euro di investimenti tra pubblico e privato. Ecco, la sfida adesso di avere Turco anche in provincia di Brindisi è proprio quella. Il sottosegretario Turco è colui il quale a Palazzo Chigi ha la delega alla programmazione economica e allo sviluppo, quindi è la persona più adatta a promuovere sull'intero territorio nazionale queste opportunità. Sicuramente si può fare. Oggi, ripeto, è un'occasione per discutere, per iniziare a discutere. L'obiettivo è ottenere poi dei risultati. Ma qui, ripeto, sarà la bravura di tutti quanti che potrà portare a un esito, mi auguro, favorevole.